Perché sono appena tornata da una settimana in vacanza con i miei amici e preferisco essere tranquilla per i miei e Da qualche giorno è in aumento la fila di persone davanti alla tenda della Croce Rossa alla stazione di Firenze per effettuare il tampone, nello specifico un test rapido antigenico. Il rialzo dei contagi, in Toscana sono 222 nell'ultimo bollettino, sta contribuendo a rialzare la soglia dell'attenzione fra le persone che, inconsciamente o meno, con l'arrivo della bella stagione, l'avevano abbassata. Sono stato una sera in un locale dove c'era tanta gente, eravamo troppo ravvicinati, allora per sicurezza lo faccio. Tanto tempo che in fila? Sarà un'oretta e mezza. Allora, io devo andare per un viaggio, quindi sono qui per il tampone. E come mai hai scelto proprio questo posto? Questo posto perché ho sentito che è gratis, ho anche fatto un mese fa, quindi ho scelto di ritornare questa volta. La tensostruttura è stata presa d'assalto. Da lunedì però l'orario di apertura sarà ridotto. Sarà possibile fare il tampone dalle 8 alle 14, con ultimo ingresso alle 13.30 per evitare che le persone stazionino sotto il sole o il solito maltempo di questi giorni. Ma la preoccupazione dell'aumento dei contagi si sta diffondendo anche fra gli specialisti. Se non saranno cambiati presto i parametri, entro 2 o 3 settimane la Toscana potrebbe tornare in zona gialla, lo spiega Fabio Voller, che dirige il laboratorio di epidemiologia dell'Agenzia regionale toscana. Sta avvenendo ciò che è successo in Spagna e in Inghilterra nel mese scorso, ha spiegato, ovvero in quei paesi che hanno allentato le misure un mese prima di noi. Il rialzo dei contagi riguarda soprattutto i giovani, in particolare coloro che sono nelle fasce di età comprese fra i 14 e i 19, i 20 e 24, i 30 e 34 anni, cioè coloro che non sono vaccinati.